L'ispirazione, secondo me, è la cosa principale. La passione per quello che fai deve essere la tua luce, la tua stella polare. E non, ho visto pochissime persone che hanno avuto successo in ogni campo, e anche in quello scientifico, che non avessero una incredibile passione per quello che fanno. E questo vale anche per me. Io ancora oggi sono sempre ultra eccitato, ultra emozionato quando vado a lavorare. Non lo considero un lavoro, mi considero fortunato a fare quello che faccio. Quindi l'essere appassionato e avere quel tipo di motivazione penso che sia la chiave per ogni successo, nella scienza come negli affari, come nell'impresa. Capisco che non tutti abbiano la fortuna di fare il lavoro dei loro sogni, però secondo me c'è la maniera di trovare dei piccoli aspetti di motivazione in ogni cosa che si fa. Un lavoro fatto bene, secondo me, dà sempre motivazione, dà sempre ispirazione. Io ho sempre trovato che era importante per me avere dei punti di riferimento come delle persone, i miei mentori, che mi dessero anche appunto quel tipo di guida e quel tipo di ispirazione appunto a fare sempre meglio e a non accontentarsi mai. Io credo che una delle cose peggiori che possa succedere è l'accontentarsi o il non avere speranza, pensare che tutto sia impossibile e niente si possa fare e che dipenda sempre dagli altri, mentre invece molto dipende da noi.